Il ciclismo è ricco di parole ed espressioni particolari, ma anche di termini tecnici. Noi che andiamo in bicicletta abbiamo sviluppato una varietà di linguaggio, una sorta di codice segreto. Con il fatto che noi ciclisti condividiamo desideri, esperienze e molto tempo in sella, tutti insieme, in gruppo, abbiamo creato un lessico tutto nostro, utilizzato soprattutto per rendere l'idea di particolari situazioni che si vengono a creare quando pedaliamo insieme o quando diventiamo tifosi di questo splendido sport. Sono Luigi Vergari e tu, caro ciclista, sei su A Ruota Libera, il primo podcast di ciclismo pedalato e sensoriale. Nella scelta dei termini di questo glossario ho tralasciato tutta la terminologia meccanica, cercando di rimanere il più possibile nello slang del ciclismo pedalato e sportivo, e che spesso sono entrati a far parte della lingua corrente. Ho messo tutto in ordine alfabetico. Ti ricordo che tutto quello che ti sto per dire puoi trovarlo scritto, per filo e per segno, nella pagina del blog arruotalibera.info. In più troverai anche delle foto e video che rappresentano certi termini descritti in questo glossario. Cominciamo con a blocco. Ho fatto Cortina Misurina a blocco. È un modo di dire che indica quando hai percorso un segmento di strada, una salita per esempio, al massimo delle tue possibilità. Alcuni usano dire anche a tutta per indicare questo concetto. In inglese è detto full gas. Accigliarsi. Si dice del ciclista che si porta al ciglio della strada per qualche problema meccanico o semplicemente perché non ce la fa più. Al gancio. Si dice per indicare quando hai raggiunto il massimo delle tue possibilità, quando si sta per mollare. Ragazzi, io mollo, sono al gancio. Bagnomaria. Metafora gastronomica che viene utilizzata per definire l'atteggiamento del gruppo rispetto al fuggitivo o fuggitivi. Vengono lasciati andare, tenendo sotto controllo il ritardo, cercando di portare al gancio il fuggitivo, che verrà recuperato facilmente prima del termine della tappa. Bacio. Bacio? E che c'entra con il ciclismo? Semplicemente è il bacio delle miss, quello che riceve il vincitore della tappa. Nei grandi giri, ad esempio, prima erano solo due le miss che si occupavano di tutte le premiazioni. Ora ci sono due miss per ogni classifica, cioè per ogni maglia o addirittura per ogni sponsor. Si dice che il bacio abbia fatto cascare nella rete delle miss parecchi campioni in passato. Ma quella è un'altra storia. Battistrada. Sono i ciclisti che si portano fuori dal gruppo passando in testa alla corsa. I battistrada sono quelli che si trovano nelle posizioni di testa. Bidon. In francese significa latta o borraccia. Se in una gara europea senti gridare i tifosi verso i corridori «Bidon, bidon!», vuol dire che gli stanno chiedendo la borraccia da portare a casa come souvenir. Bidon collè. Questo è stato il termine che ho sottoposto al consueto sondaggio di A Ruota Libera. Ho chiesto alla community, sai cosa significa bidon collè? Quasi il 60% dei ciclisti che hanno votato non conoscono il significato di questo modo di dire. Tra poco ti svelo cosa significa bidon collè. Mentre ora ti voglio ricordare di iscriverti alla mail list su arruotalibera.info o di entrare nel gruppo Telegram. Ci sarà una sorpresa ciclistica per tutti gli ascoltatori che entreranno a far parte della nostra fantastica community. Ti aspetto su Telegram. Perché la fuga in solitaria non è una tattica vincente. Saremo un gruppo compatto fino al traguardo. Allora rimani in scia a ruota libera. Adesso vediamo cos'è il bidon collé. Dal francese letteralmente significa latta incollata. È il momento in cui il corridore si avvicina all'ammiraglia per farsi passare una borraccia dal direttore sportivo. Entrambe rimangono attaccati alla borraccia più del dovuto. In questo modo il ciclista sfrutta la spinta per qualche centinaio di metri. Si vede spesso nelle gare in TV.
Questa pratica non è prevista dal regolamento e, se scoperta, viene sanzionata dalle giurie. Bidon Collet, ricordalo. Borsa del freddo. Non è la borsa del ghiaccio, la borsa del freddo. Tutti i ciclisti professionisti sistemano nella propria ammiraglia una borsa che contiene gli indumenti per coprirsi in caso di pioggia, di vento, di freddo. Contiene mantelline, giacche, manicotti, guanti, eccetera. Questa è la borsa del freddo. Carovana. È l'insieme di veicoli che anticipano il passaggio delle grandi corse a tappe. Spesso sono macchine pubblicitarie oppure i tecnici che arrivano giorni prima per organizzare i siti dell'arrivo o la partenza delle tappe. Chiudere il buco. Ah, adesso tutti qua a pensare chissà quale buco chiudere. Buoni, buoni. In gergo ciclistico, chiudere il buco si dice quando il gruppo aumenta l'andatura per raggiungere i fuggitivi, per azzerare il distacco. Quel buco, non quello che avevi pensato tu. Colpo di reni. È una tecnica spettacolare utilizzata da ciclisti durante gli arrivi in volata. Consiste nel sollevare il sedere dalla sella, piegare la schiena in avanti e spingere con le braccia e le gambe la bicicletta più avanti possibile rispetto al corpo, sfruttando così il principio fisico di azione e reazione. Il tutto in un movimento secco da seguire il più rapidamente possibile. Poiché l'ordine di arrivo viene stabilito in base al momento in cui la ruota anteriore tocca la linea del traguardo, eseguendo questo movimento si possono guadagnare alcune decine di centimetri, che a volte risultano decisivi per superare gli avversari. Criterium. Un criterium è una corsa ciclistica su strada, recentemente anche in mountain bike, di lunghezza ridotta, in cui viene ripetuto più volte lo stesso circuito. La classifica viene fatta in base all'ordine d'arrivo oppure con sistema a punti simile al ciclismo su pista, cioè in base al numero di giri percorsi e al numero di punti ottenuti negli sprint intermedi. Queste sono le corse criterium. Chronoman, specialista delle prove contro il tempo. In un sondaggio, i lettori della Gazzetta hanno eletto Fabian Cancellara come il chronoman più forte della storia. Cronometro. Una cronometro è una tappa o gara che si svolge con una prova contro il tempo. Ci sono cronometro individuali o a squadre. Quella a squadre è molto avvincente e spettacolare da guardare in TV. Cronoprologo. È una breve cronometro, è la prima tappa di una corsa ciclistica a tappe. Cronoscalata. È una cronometro tutta in salita. Cima Coppi. È il gran premio della montagna più alto del giro. In poche parole, la vetta più elevata come altitudine del Giro d'Italia. La cima Coppi è ambita da tutti gli scalatori. Doping. In italiano si traduce in drogaggio. Consiste nell'uso di una sostanza, di una droga o di una pratica medica a scopo non terapeutico, ma finalizzato al miglioramento dell'efficienza psicofisica durante una prestazione sportiva. Purtroppo questo termine è sempre presente nei discorsi di ciclismo. Ahimè, anche in quello amatoriale. DS o direttore sportivo. Il direttore sportivo di una squadra ciclistica informa i corridori dell'eventuale presenza di ostacoli o di terreni impegnativi, aggiorna costantemente la squadra sugli sviluppi della situazione in gara e, in caso di necessità, fornisce assistenza meccanica e cure mediche di primo soccorso. Spesso è a bordo dell'auto ammiraglia. Fare l'andatura. Imporre agli altri il proprio ritmo di gara. Può essere anche una tattica. Le squadre mandano in testa al gruppo i gregari per fare scandire il ritmo e la velocità di gara, creando l'andatura ideale nel caso che il proprio capitano volesse tentare un'azione personale. Fare la corsa. Significa che tutta la squadra lavora per uno scopo. In genere si fa la corsa per il capitano, per farlo vincere. Fare l'elastico. Modo di dire di un ciclista che viene spesso distaccato da un gruppo, ma riesce sempre a recuperare. Ha fatto l'elastico. Frullata.
la caratteristica pedalata di Chris Froome. Il termine sembra sia nato proprio per l'assonanza con il suo cognome. La frullata si ottiene usando un rapporto agile per ottenere un'alta frequenza di pedalata. Frustata. Dopo un rallentamento spesso dovuto a una curva, il gruppo si allunga e riparte con la stessa andatura di prima. I ciclisti rimasti indietro sono costretti a scattare e allungare per non perdere il contatto con il gruppo. Garibaldi. Libro utilizzato nelle corse a tappe, chiamato così soprattutto per il Giro d'Italia, dove si trovano le informazioni relative alle singole tappe ed in particolare l'altimetria delle tappe da affrontare e altre info. Gregario. Per molti è il corridore più importante della squadra. Senza gregario il capitano non va da nessuna parte. Questa figura si mette a disposizione del proprio capitano. Possiamo distinguere due tipi di gregario: il delfino, che è il gregario per l'uomo di classifica, e l'apripista, è il gregario che pilota il velocista nelle volate. GPM, acronimo di Gran Premio della Montagna. Traguardo posto su alcune vette delle corse a tappe. Conquistare questo traguardo volante permette di ottenere dei punti per la classifica di miglior scalatore. Kermesse. Gara dalle ridotte dimensioni chilometriche. Maglia nera. Era il simbolo dell'ultimo classificato nel Giro d'Italia. Molto ambito dai ciclisti che non avevano altre occasioni per mettersi in mostra, conquistare questa maglia dava un cospicuo premio in denaro. La maglia nera fu assegnata soltanto dal 1946 al 1951. L'abilità della maglia nera stava anche nel fatto che doveva, oltre a non farsi scoprire dall'avversario diretto, arrivare al traguardo entro il tempo massimo. La maglia nera fu abolita a partire dal 1952, in seguito alle proteste dei corridori, i quali ritenevano che la lotta per conquistare questa maglia dava luogo a spettacoli indecorosi che con il ciclismo non avevano nulla a che fare. Nel 2008 la maglia nera è stata reintrodotta ma in una forma più moderna. Adesso si chiama numero nero. Il numero nero viene assegnato giorno dopo giorno all'ultimo in classifica. È il numero ufficiale in bianco su sfondo nero, quindi subito riconoscibile. Ma non è abbinato a nessun tipo di premio perché distorcerebbe la vera finalità, cioè quella di valorizzare un ruolo scomodo ma significativo, perché l'ultimo in classifica fatica come gli altri o magari di più perché aiuta il suo capitano oppure perché, malconcio, vuol portare ugualmente a termine la corsa. Mangia e bevi. È un percorso composto da salite e discese di pochi chilometri, caratteristico delle zone collinari. Passista. Ciclista con buone doti di regolarità nella pedalata. Riesce in pianura a spingere rapporti duri e tenere per lunghi tratti alte velocità. Pedalata rotonda. Spingere e tirare con sincronia tra le due gambe. Permette un'azione efficiente e aggraziata, cercando l'equilibrio tra muscoli protagonisti e antagonisti. Ottenere una bella pedalata rotonda deve essere lo scopo di ogni ciclista degno di questo nome. Pipa. È l'attacco manubrio, detto anche pipa. È un tubo a forma di L che collega l'impugnatura del manubrio al canotto della forcella. Pistard. È un ciclista che partecipa e si allena solo alle competizioni su pista. Rampa. Breve salita dalle pendenze elevate. Rapportino. Salire con agilità utilizzando il rapporto più leggero del cambio. È il contrario di rapportone. Rapporto duro da utilizzare in discesa. Risciacquo. È un tratto di strada poco impegnativo posto tra due tratti duri. Scalatore. Lo scalatore puro è generalmente un atleta di statura non eccessiva, leggero e dalla muscolatura reattiva, capace di alzarsi sui pedali e scattare in salita. Gli scalatori sono i protagonisti più amati dal pubblico nelle grandi corse a tappe perché
I loro scatti e le loro fughe solitamente scatenano negli spettatori e nei tifosi molto entusiasmo. Tuttavia, scalatori puri che sono riusciti a imporsi nei grandi giri sono pochi, soprattutto a causa della loro scarsa competitività nelle frazioni a cronometro. Succhia e Spander. Quando c'erano ancora gli attacchi manubrio, con la brucola centrale, la parte conica che si espandeva dentro la forcella si chiamava Expander. È la posizione in sella tipica delle gare a cronometro. Tutti piegati in avanti, con la bocca quasi a toccare il manubrio, veniva chiamata posizione a succhia Expander. Scatto. Lo scatto è quando uno o più ciclisti cercano di staccarsi dal gruppo, cercando la fuga. Scia. I ciclisti sfruttano la scia degli altri per risparmiare le forze. Questo fenomeno fluido-dinamico è fondamentale nella scelta della tattica di gara. Specialmente negli arrivi in volata, il corridore che esce troppo presto allo scoperto rischia di essere superato negli ultimi metri. L'effetto della scia, però, si riduce di molto in salita, dove la velocità dei corridori è ridotta, quindi lo sforzo compiuto per contrastare la forza di gravità è maggiore rispetto a quello per vincere la resistenza dell'aria. La scia può essere sfruttata fino alla velocità all'incirca di 20 km orari, sotto la quale il vantaggio di stare in scia è quasi nullo. Scollinare. Termine utilizzato nel momento in cui i ciclisti terminano la salita e affrontano il tratto successivo in discesa. Sprinter o velocista. Ciclista le cui caratteristiche permettono di sprigionare un'elevata potenza negli ultimi metri di corsa, negli arrivi in volata. Stare a ruota. È il modo in cui un ciclista rimane dietro ad un altro per poter sfruttare la scia. Stare a 2 cm oppure 20 dalla ruota del compagno non cambia molto sull'effetto della scia, con la differenza che stare troppo vicini alla ruota di chi si segue rischia di creare stress psicologico, quindi in finale fare più fatica. Strappo. Una corta salita. Succhia ruote. Termine con cui si identifica il ciclista che sta sempre in scia e sfrutta puntualmente il lavoro degli altri. Quello che si aggancia alla ruota del corridore in fuga e lo segue come un'ombra. Quelli che non si schiodano dalla ruota nemmeno se ti fermi per pisciare. Alcuni li chiamano succhia anima. Succhia anima. Succhia anima. Questa diabolica metafora fa capire l'odio che i ciclisti provano per queste figure. Non fare mai il succhia ruote, mi raccomando. Treno o trenino. L'insieme dei corridori che si mettono in testa a tirare per favorire il proprio capitano. Utilizzato soprattutto per gli arrivi in volata. Ventaglio. La spiegazione più esaustiva del ventaglio l'ha data Davide Cassani. Il ventaglio è quando c'è vento laterale e i corridori si mettono uno di fianco all'altro per stare riparati dal vento. Naturalmente nel ventaglio ci stanno tanti corridori in base alla larghezza della strada. Tutti gli altri a mangiare erba. Metto un bellissimo video che spiega bene il ventaglio su arruotalibera.info. Vieni a vederlo. Volata o sprint. Detto anche arrivo in volata. Indica la fase terminale di una gara, di solito in linea, la cui vittoria finale è contesa tra un gruppo di due o più corridori. E con la volata siamo giunti al traguardo anche noi, cari ciclisti e care cicliste. Se questo episodio ti è piaciuto, fammelo sapere. Se ti piace conoscere altri termini, anche magari meccanici, riguardanti il ciclismo, fammelo sapere. Entra in Telegram o mandami una mail. Su arruotalibra.info trovi tutto. Guarda, nella descrizione di questo episodio ti metto dei comodi link. Ti aspetto, perché la fuga in solitaria non è una tattica vincente. Saremo un gruppo compatto fino al traguardo. Allora, rimani in scia, a ruota libera. Ciao!